Buongiorno a tutti, sono Marco Bevilacqua e sono il presidente del corso di laurea in Ingegneria di Architettura. In questo video verranno illustrate le principali caratteristiche del corso di laurea, dalle modalità di accesso al piano di studi, anche alle prospettive dopo la laurea. Prima però vorrei rispondere ad un quesito che generalmente mi viene posto durante le giornate di orientamento dagli studenti delle scuole superiori. Ma in sostanza, dopo la laurea, sarò ingegnere o architetto? Bene, la divisione tra queste due figure è storia abbastanza recente. Fin dall'antichità, infatti, la figura dell'architetto e quella dell'ingegnere appaiono legate e interscambiabili. La sovrapposizione e identificazione di tali competenze in un unico soggetto appartiene pertanto alla storia dell'architettura occidentale, almeno fino alla metà del Settecento, quando inizia a delinearsi una frattura tra la natura tecnica dell'ingegnere e quella dell'architetto stesso. Questa contrapposizione è definitivamente sancita nel corso dell'Ottocento, quando le due figure professionali appaiono ormai decisamente distinte e separate. Chi è l'ingegnere architetto oggi nel mondo contemporaneo? Attualmente il mondo professionale è in continuo fermento e quindi torna ad essere fondamentale promuovere questa integrazione tra i saperi. E quindi l'ingegnere e l'architetto devono nuovamente congiungersi in un unico soggetto. La creazione di un corso di studi come il nostro, l'ingegneria di architettura, quindi mira a fondere queste due anime, finalmente non più contrapposte, ma unite a rafforzare una nuova identità professionale che è in grado di raccogliere le sfide della contemporaneità. Perché scegliere ingegneria di architettura a Pisa? Beh, la scuola di ingegneria pisana vanta ormai una tradizione centenaria. L'ingegneria di architettura è presente a Pisa dal 2003, tra le prime in Italia, e pertanto l'organizzazione del corso è ormai ben collaudata. La preparazione è completa, la programmazione è su 5 anni, quindi permette una maggiore continuità nel percorso formativo, quindi una maggiore efficacia. Il corso è inoltre a numero programmato, quindi è garantito un rapporto ottimale fra il numero di studenti e la capienza delle aule, il numero di docenti e le attrezzature e il personale dei laboratori. Inoltre gli studenti qui a Pisa possono ovviamente godere di tutta una serie di servizi offerti dall'Università di Pisa e dalla Scuola di Ingegneria, come biblioteche molto ben fornite, laboratori ben attrezzati, oltre ovviamente a docenti e collaboratori ben qualificati. Il corso di laurea magistrale, qui in Ingegneria di Architettura, è un corso riconosciuto a livello europeo. Il corso infatti è organizzato in conformità con le direttive europee concernenti il riconoscimento della qualifica professionale di architetto in tutti i paesi membri dell'Unione Europea. L'obiettivo principale del corso è quello, come dicevamo, di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per lo svolgimento di attività di elevata qualificazione sia nell'ambito dell'ingegneria edile sia in quello dell'architettura. Il corso è strutturato a ciclo unico, in una durata di 5 anni, con insegnamenti volti a garantire questa integrazione tra conoscenze tecnico-ingegneristiche e conoscenze architettoniche. Una volta laureato, l'ingegnere edile architetto rappresenta una figura che sintetizza quindi la solidità e il rigore delle competenze tecniche proprie di un ingegnere edile alla ricchezza della formazione culturale propria di un architetto. Da questa sintesi nasce quindi un tecnico colto, consapevole e preparato per affrontare i temi più complessi dei giorni nostri, tra cui una lettura critica degli elementi storici e ambientali, il progetto di edifici e di insediamenti a scala urbana, il recupero del patrimonio edilizio esistente, fino al restauro e la valorizzazione degli edifici monumentali e di interesse storico-architettonico. Quali sono le prerogative di un ingegnere edile architetto? L'ingegnere edile architetto è un tecnico attento all'innovazione tecnologica e sensibile alla qualità dello spazio costruito e al contesto fisico e sociale in cui opera.
Le conoscenze e le competenze acquisite lo rendono quindi una figura ideale per il coordinamento di gruppi interdisciplinari composti da specialisti e tecnici nei vari ambiti che concorrono nella progettazione alla scala architettonica, urbana e alla trasformazione del territorio. Dopo la laurea, l'ingegnere di architetto può svolgere libera professione e quindi sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale e l'iscrizione a entrambi gli albi professionali, sia degli ingegneri che degli architetti. A livello europeo, invece, l'ingegnere edile architetto è riconosciuto come architetto, quindi in tutti i paesi membri della comunità europea. Ovviamente, essendo un laureato magistrale, potrà poi accedere ai corsi di dottorato di ricerca, sia in Italia che all'estero, oltre che ai corsi di master e perfezionamento post-universitario. Oltre alla libera professione, il laureato in ingegneria di architettura può coprire funzioni di elevata responsabilità sia in istituzioni ed enti pubblici, sia in enti privati che operano nei campi della costruzione e della trasformazione della città e del territorio. Fra le principali attività professionali ci sono la progettazione dell'organismo edilizio, dell'ambiente urbano e del paesaggio, il restauro architettonico, la pianificazione urbanistica e territoriale e la valutazione ambientale di piani e progetti, oltre alla direzione dei lavori e l'organizzazione e gestione economica del cantiere e dell'impresa. Per quanto riguarda il programma degli studi, il corso affianca a tutta una serie di lezioni teoriche l'organizzazione di laboratori, workshop e seminari con l'obiettivo di integrare competenze e ambiti, abituando quindi i futuri laureati ad un approccio interdisciplinare. Il percorso di studi prevede quindi tutta una serie di materie di base negli ambiti della matematica, della fisica, del disegno e della storia dell'architettura, unita a tutta una serie di materie invece caratterizzanti proprio dell'ambito professionale, sia nel campo del restauro che della progettazione alla scala architettonica e urbana, oltre che alla progettazione strutturale, con particolare attenzione agli aspetti relativi al comfort ambientale e alle problematiche energetiche. A queste materie di base caratterizzanti sono poi organizzate tutta una serie di materie affini che integrano quindi la formazione del nostro studente sugli aspetti idraulici, geotecnici, socio-economici e cantieristici. Dal 2017 il corso di laurea prevede una struttura organizzata su una serie di laboratori integrati, sia a scala per la progettazione a scala architettonica, sia per la progettazione a scala territoriale e urbanistica, con livelli diciamo di complessità crescente passando dal secondo al quarto anno. I laboratori integrati di progettazione architettonica prevedono l'integrazione tra diverse discipline, quali la composizione architettonica, l'architettura tecnica, oltre ai laboratori applicativi della fisica tecnica ambientale, la tecnica delle costruzioni e la tecnica delle fondizioni. Tutti questi insegnamenti vengono coordinati ed integrati per permettere allo studente di sviluppare un progetto a scala architettonica sempre più complesso che affronti non solo gli aspetti di carattere formale e distributivo, ma anche approfondisca tutta una serie di aspetti più propriamente tecnici negli ambiti propri del comfort ambientale, del retrofit energetico e in quello invece della progettazione strutturale. Questi sono alcuni esempi degli elaborati degli studenti nei laboratori integrati di progettazione architettonica. Nei laboratori invece integrati di analisi e progettazione urbanistica e pianificazione territoriale, i contenuti propri delle materie della tecnica urbanistica sono integrati a quelli dei sistemi informativi territoriali per la gestione con strumenti informatici della gran mole di dati che riguarda proprio questo tipo di progetti, la protezione idraulica del territorio e quindi sostanzialmente viene affrontata la problematica della vulnerabilità idraulica del territorio che per noi è un problema ovviamente molto importante, oltre agli aspetti relativi alla mobilità sostenibile e alla sociologia urbana. Alla fine del suo percorso
lo studente è chiamato a svolgere per la sua tesi di laurea un progetto complesso alla scala architettonica o urbana. Al fine di potenziare le sue conoscenze in certi ambiti, il programma di studi prevede la possibilità di scegliere alcune materie secondo percorsi consigliati di approfondimento negli ambiti dell'ingegneria delle strutture, oppure degli impianti dell'energia dell'ambiente o dell'architettura urbanistica e del paesaggio. Il corso promuove inoltre la possibilità per lo studente di svolgere diverse esperienze all'estero, sia all'interno del ben noto programma di mobilità Erasmus, sia attraverso specifici programmi che sono promossi dall'Università di Pisa. La mobilità può avvenire ovviamente per studio, gli studenti quindi possono svolgere un intero anno in una sede estera, oppure svolgere traineeship e stage in studi professionali, imprese o laboratori di ricerca, oltre che sviluppare parte della loro tesi di laurea all'estero, sia in università estere sia in azienda. Questa mappa sintetizza gli accordi che il corso di laurea ha a livello internazionale e quindi in qualche maniera mostra i paesi in cui è possibile svolgere mobilità all'estero, e che riguardano quindi i paesi europei, asiatici, nordafricani e sudamericani. Come noto, il corso di laurea è un corso ad accesso programmato e il numero dei posti disponibili viene stabilito annualmente dall'Ateneo. Nell'ultimo anno, ma anche nel prossimo anno accademico, i posti disponibili sono 74, dei quali 6 sono riservati a candidati extracomunitari e 2 riservati invece a candidati che aderiscono al progetto Marco Polo. L'iscrizione al corso è subordinata al superamento di una prova di ammissione che viene organizzata a livello nazionale per tutti i corsi di laurea in architettura e in ingegneria di architettura. L'esame consiste nello svolgimento di un test con quesiti di cultura generale, ragionamento logico, storia, disegno, matematica e fisica. Tutte le informazioni relative al test di ammissione sono disponibili sul sito matricolandosi dell'Università di Pisa. Oltre alle attività curriculari, il corso di laurea promuove annualmente tutta una serie di altre attività alle quali gli studenti possono partecipare e che prevedono workshop internazionali, summer school, progetti di ricerca, mostre, oltre a una serie di seminari e conferenze organizzate sia dai docenti sia dagli studenti stessi, come questi del ciclo Genesis che è visto qui a Pisa. Invitati professionisti di fama internazionale. Ulteriori informazioni sul corso potete trovarle sul sito web www.iea.ing.unip.it, e per qualsiasi altra informazione potete anche contattarmi via mail all'indirizzo che vedete qui nella slide. Grazie per l'attenzione e in bocca al lupo per il vostro esame di maturità.